dobbiamo fare questo gioco. Dopo la teoria è tempo di buone pratiche. Si è concluso ieri il ciclo di incontri con l'esperto di educazione ambientale Raffaele Del Giudice, che ha coinvolto 173 docenti di 35 istituti napoletani sul tema della raccolta differenziata. E con i suggerimenti ed i materiali didattici forniti dal consigliere di Asia sarà ora più semplice promuovere azioni di sensibilizzazione sul territorio. Entra così nel vivo la nuova edizione del progetto Educambiente, promosso dall'assessorato all'istruzione del comune e realizzato da Asia nell'ambito del programma Città Ecologica per diffondere a partire dai più piccoli una nuova cultura ambientale fondata sul riciclo. Innanzitutto una delle cose che è emerse con più forza è che le scuole fanno tantissime iniziative e in un contenitore come Città Ecologica, un'iniziativa straordinaria che ha messo sull'assessorato, stanno venendo fuori delle indicazioni che noi possiamo tradurre in cassetta per gli attrezzi. Una cassetta per gli attrezzi, molti dei quali le scuole hanno già prodotto, stiamo cercando di metterle insieme per fornire alla città delle indicazioni ottimali per avere una raccolta differenziata di qualità. Su quello che già ci fa, per esempio sullo stradale o nei quartieri già serviti dalla raccolta differenziata, e inoltre fare in modo che le proposte, le cose che vengono dette qui, le esperienze, le attività fatte vengano scambiate tra una scuola e un'altra in modo da trasformarsi in struttura per il territorio e in questo modo dare una mano a noi di Asia nel calibrare meglio i servizi in quei territori dovendo fare un patto con i ragazzi. Da quest'anno gli alunni delle scuole elementari e medie della città riceveranno un'insolita pagella di colore verde che valuterà le modalità della differenziata e le attività di promozione nel quartiere. Il giudizio è espresso da una giuria particolare composta da cittadini e associazioni che valuteranno foto e video delle azioni realizzate. Sono previsti premi per gli istituti più virtuosi e definite le buone pratiche da estendere anche ad altre scuole. I ragazzi sono molto sensibili anche perché i docenti stanno facendo da anni un ottimo lavoro e soprattutto sta venendo fuori la necessità di avere informazioni costanti, di avere un riferimento costante e una uniformità delle caratteristiche di raccolta un po' in tutti i quartieri. Questo è un punto sul quale noi stiamo cercando di impegnarsi molto come Asia. E l'altra cosa che sta venendo fuori è il controllo. Abbiamo visto una richiesta fortissima da parte dei territori, da parte dei ragazzi, di controllare quelli che invece non fanno la raccolta differenziata.